Buonasera a tutti, diamo inizio alla sessione del question time. Prima interpellanza, protocollo generale. Scusi Presidente, volevo sapere a quanto della mia interpellanza vigente inerente un episodio che è accaduto, mi sembra che sia stata inviata dalla segreteria generale, gli altri consiglieri e gli assessori. Volevo sapere se si può discutere, sì o no? No, non è stato disposto, non abbiamo ritenuto l'urgenza sulla propria interpellanza, quindi di conseguenza deve passare in coda tutto quanto in alto. Ok, se è possibile chiederei al signor sindaco di parlare alla fine del question time 5 minuti nel suo ufficio, visto che appunto la questione è una questione ritenuta personale. Se è possibile questo. Personale con me? No, dico la mia interpellanza, è una questione personale, allora se è possibile parlare. Grazie. Allora, a chiusura della question time poi vado al sindaco a parlare. Bene, andiamo avanti. Allora, interpellanza protocollo generale 121 del 7 gennaio 2016. I consiglieri di assessori avevano morosità prima della loro proclamazione. Consigliere Antoni, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutte e a tutti. Siamo giunti alla mia terza interpellanza su questo tema e dal momento che fino ad oggi non ho avuto alcuna risposta da parte del sindaco errante, la riformulo in modo da poter fornire ulteriori dettagli che meglio specificano il perché della mia insistenza. Premetto che, rispetto a quanto dichiarato dal sindaco nel precedente consiglio, per verificare di quali nuclei familiari fanno parte assessori e consiglieri, è sufficiente porre la questione agli uffici di punto comune che seguono l'anagrafica cittadina. Poiché la norma prescrive che colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente verso il comune o la provincia, ovvero verso istituto o azienda ad essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto in vano notificazione dell'avviso di cui è l'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 numero 602, chiedo se i nuclei familiari dei quali fanno parte assessori e consiglieri eletti avessero ricevuto prima della loro proclamazione, ovvero successivamente, avvisi di mora da parte del Comune, ovvero da parte di altri enti legati al Comune di Corsico per crediti liquidi ed esigibili. Grazie. Grazie consigliere Randoni, prego sindaco per la risposta. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto Presidente, buonasera ai cittadini. Allora, per quanto riguarda questa interpellanza che ormai ripete in maniera sistemica e ripeto nuovamente, diciamo, quello che già più volte ripetuto, ho chiesto più volte che tutti gli interessati si recassero presso i nostri uffici a sottoscrivere la 675 del 96 per autorizzare il trattamento dei dati personali, così almeno una volta per tutti si finisce senza alcun problema. Ma si trascura un aspetto fondamentale, che all'atto del decreto di nomina di ogni singolo consigliere, assessore o sindaco, uno autocertifica rispetto al fatto di non avere condizioni pregiudizievoli rispetto alla propria eleggibilità e incompatibilità. Per cui da questo punto di vista, per quanto mi riguarda, la questione non debba avere altre risposte. Dopodiché, se lei ritiene utile fare nomi di faccia, il problema non si pone. Ovviamente ne prenderò atto e a questo punto ovviamente prenderò tutte quelle che sono le decisioni in merito agli atti conseguenti. Grazie sindaco, prego consigliere. Uno autocertifica, generalmente un ente locale controlla anche cosa arriva, soprattutto su temi così delicati e così importanti. Io non faccio nomi, non spetta a me fare nomi. Chi è stato eletto e proclamato in quest'aula come consigliere o da lei proclamato come assessore
Ovviamente se ha situazioni di questo tipo sarebbe utile che faccia un passo indietro. Detto questo, visto che siamo al 2 più 1 3, credo che ormai quest'Aula non abbia più gli spazi per poter proseguire su questa interpellanza e provvederò a presentare quanto di dovere agli uffici preposti. Grazie. Grazie mille, consigliere Amidoni. Passiamo alla prossima interpellanza, protocollo generale 128 del 7 gennaio 2016. Piano dell'offerta formativa anno 2015-2016. Cancellati i progetti e esercizi di democrazia, filosofi per fortuna. Sempre consigliere Amidoni, prego. Ho ricevuto la documentazione relativa alle iniziative proposte dall'amministrazione comunale e gli istituti scolastici cittadini, quale ampliamento del piano dell'offerta formativa. Rispetto agli anni scorsi sono diminuiti i progetti offerti, ma tra questi due sono stati sempre apprezzati dai dirigenti, dai docenti ed hanno riscosso una buona visione in tutti questi anni. E mi riferisco a concorso esercizi di democrazia che veniva progettato e proposto in collaborazione con ANPI e le associazioni alpini e marinai, filosofi for children, la cui esperienza è stata portata come buona pratica in alcuni seminari tenuti a livello nazionale. Chiedo all'assessore Emilia Vacca le motivazioni e i criteri utilizzati al fine di escludere questi progetti dal piano dell'offerta formativa del corrente anno. Grazie. Grazie. Signora Randoni e prego l'assessore Emilia Vacca. Buonasera a tutti. Allora, partiamo dal concorso degli esercizi di democrazia. Per introdurre il discorso vorrei dare prima dei dati oggettivi. Allora, nasce nel 2006 per le classi quinte elementari e nel corso degli anni queste si sono proprio perse. Nel 2010 viene introdotto per le classi seconde e terze, le ex medie, per tre istituti e il numero di partecipanti è di circa 300. Nelle scuole superiori, mi riferisco alle quarte e le quinte, la partecipazione è sempre stata molto bassa, tranne nel 2015 quando la necessità di imbiancatura delle classi ha coinvolto gli studenti nel lavoro di riqualificazione. Per quanto riguarda i premi per i lavori svolti, l'Istituto Bonarotti Galileo Copernico ha assegnato il primo premio ad ogni istituto, in totale sono stati tre partecipanti. Nell'Istituto Falcone Righi e Dico, totale 9 partecipanti, nel 2014 nessuno ha partecipato, nel 2012 e nel 2015 tre alunni delle scuole secondarie hanno partecipato al viaggio, che era il cammellamento della memoria. Quindi da questi dati, questa evidente scarsa partecipazione ha portato alla considerazione che il progetto sia stato più apprezzato da coloro che le hanno proposto piuttosto che dagli utenti finali. Quindi verrà inglobato in altre iniziative che in base alle singole esigenze dei diretti interessati potranno essere concretizzate. Quindi non è una esclusione da questo esercizio di democrazia, ma verrà volturato in base alle esigenze. Per quanto riguarda invece la Philosophy for Children c'è un cambiamento. Allora, per alcuni anni è stato effettuato un corso di formazione per insegnanti, questo Philosophy for Children, al costo annuale di 13.000 euro, con l'obiettivo di acquisire da parte del corpo docente abilità riflessivo-relazionali e soprattutto strategie di comunicazione educativa. Per ottenere particolari abilità occorre una conoscenza appropriata e un del metodo e quindi risulta indispensabile una specifica formazione. Il fine ultimo di questo percorso sarebbe dovuto essere l'acquisizione di un'autonomia da parte del corpo docente nel proseguire con le proprie gambe, mettendo in pratica ogni giorno nello svolgimento del proprio lavoro quanto acquisito con la formazione offerta. Quest'anno, con la nostra proposta, vogliamo mettere in pratica questo proposito. Il professor Pierpaolo Casarin, che è un docente di filosofia, si è offerto gratuitamente di tenere il corso che sarà sviluppato come sede. Sono previsti due momenti formativi rivolti a tutti i docenti interessati a conoscere e approfondire l'esperienza. Si tratta di due incontri di 2 ore e 30, preventivamente concordati con i partecipanti, che si terranno al di fuori del loro orario di lavoro e verranno introdotte delle linee di fondo della proposta. Durante il seminario
si approfondirà anche la diversa declinazione che la philosophy for children può assumere in riferimento alla differente età e di conseguente differente grado di scuola dei soggetti coinvolti. Al termine del seminario verrà valutato un questionario che dovrà essere compilato dai partecipanti e successivamente agli appuntamenti formativi ci sarà la possibilità per i docenti che desidereranno approfondire la questione di avere una supervisione in itinere delle attività che autonomamente andranno a realizzare nelle rispettive classi. Questo è il percorso che faremo con per la filosofia for children da quest'anno. Grazie. Grazie Assessore Emilia Vacca, prego consigliere Landotti. Allora, suddivido. Rispetto agli esercizi di democrazia, con questa bassa partecipazione, probabilmente Assessore, lei non è mai stata presente qui alle premiazioni. Il 25 aprile quest'aula straboccava di ragazzi e di insegnanti che hanno aderito al progetto in questione. È sempre stato seguito e da anni ormai spostato nelle terze medie e tant'è che AMPI insieme ad alcuni comitati genitori sta facendo ripartire questo progetto proprio perché è stata individuata questa mancanza rispetto alle proposte fatte dall'amministrazione. L'altro mi fa piacere che sia stato mantenuto un lavoro sui docenti, anche se chiaramente la presenza dell'esperto nelle classi che nel Philosophy for Children è un progetto che è stato assolutamente posto all'attenzione a livello nazionale, come dicevo nella mia interpellanza, che ha delle particolarità, cioè fornisce un arricchimento culturale, concettuale, migliora le abilità specifiche della comprensione, dell'analisi, della soluzione dei problemi, e trasforma la classe in una comunità di ricerca, favorisce lo sviluppo della dinamica di gruppo e orienta il senso positivo allo sviluppo socio-affettivo. So che quanti insegnanti in questi anni hanno fatto formazione, ma gli insegnanti cambiano e arrivano di nuovo. Io vi auguro che si possa ripartire anche con un lavoro nelle classi da parte degli esperti, perché ricordo una frase molto bella di Marie Curie che diceva: niente nella vita va temuto, deve essere solo compreso. E Philosophy for Children si inserisce a pieno a titolo in questa frase che ho espresso. Grazie. Grazie. Landoni, non è soddisfatto. Passiamo alla terza interrogazione. Protocollo generale 968, 19 gennaio 2016, credo del comune di Corsico per mancata corresponsione relativa agli anni 2013, 14 e 15 del canone di concessione della sede di Forza Italia, città dell'immobile di proprietà del comune. Consigliere Salerno, prego. Grazie Presidente. Allora, il 4 dicembre 2015 il sottoscritto chiese di sapere, tramite regolare procedura di accesso agli atti indirizzata alla responsabile del servizio competente, se esistevano associazioni e o partiti, movimenti politici che alla data di protocollo possedevano debiti con il Comune di Corsico, dovuti al mancato pagamento del canone per l'utilizzo delle sedi di proprietà comunale loro assegnate. Il 12 gennaio 2016 ricevetti regolare risposta asseverata dalla dirigente del settore preposto e regolarmente protocollata. Nella risposta di cui al punto precedente è evidente una voce con un importo di 2.590,77 euro imputabile a Forza Italia e riferita al saldo 2013-2014-2015 e che tra i candidati alle ultime elezioni amministrative nella lista di Forza Italia sono stati nominati tre assessori dell'attuale amministrazione comunale, tra i quali anche l'assessore al patrimonio immobiliare. Preso atto che l'amministrazione comunale ha deciso di sospendere il servizio di ristorazione scolastica ai bambini, i cui genitori presentano morosità anche notevolmente inferiori a 2.590,77 euro, stando a comunicati stampa dell'amministrazione comunale, la stessa avrebbe avviato un percorso di razionalizzazione per l'utilizzo degli spazi destinati ad associazioni cittadine, che in alcuni casi non pagano, che ha portato l'assessore al patrimonio immobiliare a interloquire con rappresentanti delle stesse. Dal curriculum pubblicato sul sito internet del Comune di Corsico risulta che l'assessore con delega al patrimonio immobiliare è anche segretario politico di Forza Italia sin dal 2008 e quindi si presume essere a conoscenza del contratto di concessione stipulato tra Forza Italia e Comune di Corsico.
La seguente affermazione, relativa al servizio di ristorazione scolastica, è stata attribuita al sindaco da un comunicato stampa del comune di Corsico. Lo cito testualmente. Fin da luglio, spiega il primo cittadino, accertato l'enorme debito accumulato nel corso degli ultimi anni, avevo chiesto agli uffici comunali di verificare ogni posizione irregolare, assumendo una volta per tutte dei provvedimenti per il recupero di quanto non versato. Nel medesimo comunicato stampa di qui sopra si possono anche leggere le seguenti parole. Lo dobbiamo a chi paga regolarmente, evidenzia il sindaco Filippo Errante, e ritengo sia un dovere di equità sociale. E a chi dice che sia un provvedimento contro i piccoli, ribatto che invece si tratta di una decisione rivolta ai genitori, che per tanti anni si sono presi in gioco delle istituzioni e delle altre famiglie. E, aggiungo, che hanno anche strumentalmente utilizzato i propri figli, non dando certo un buon esempio. L'epoca dei furbetti è finita. Chiedo al sindaco e all'assessore con delega al patrimonio immobiliare. Primo, se eravate a conoscenza, prima della mia richiesta di accesso agli atti, dell'esistenza di un debito di importo pari a 2.590,77 euro posseduto al 4 dicembre 2015 da Forza Italia nei confronti del Comune di Corsico. Secondo, se avete provveduto, nel caso foste a conoscenza del sopracitato debito, prima del 4 dicembre 2015, a interloquire mediante atto protocollato con la persona che per conto di Forza Italia è preposta al saldo del canone annuale, al fine di sollecitare il saldo dei canoni 2013, 2014 e 2015. Terzo, quali azioni urgenti, visto il dovere di equità sociale e la determinazione nel sospendere per cifre molto inferiori il servizio di refezione scolastica, volete mettere in atto per recuperare il credito relativo al contratto di concessione della sede di Forza Italia? Grazie. Grazie, consigliere Salerno. Prego, assessore Mesci. Prego, assessore, risponde. No, risponde io. Ma il sindaco risponde l'assessore al patrimonio. No? Per chi non lo sapesse, sono io, visto che il consigliere fa molta fatica sia a scrivere che a nominare il nome. Ma non è un problema. Abbia un po' di pazienza, eh? Ne ho un po' stasera per lei. Allora, lei cosa chiede? Punto 1, sì, eravamo a conoscenza. Punto 2, sì, l'abbiamo coperto. Punto 3, quali azioni urgenti? Allora, nel 2012, visto che lei era consigliere di maggioranza, la sua giunta, scriva, ma poi glielo dico tutto, accettò un piano di rientro, perché già allora eravamo fuori. E devo dire che la giunta di allora era una giunta che io criticavo sotto alcuni punti di vista, ma sotto questi punti di vista invece era una giunta veramente coi fiocchi. Tanto è vero che non ha mai mandato fuori nessuno. Il mio piano di rientro consisteva in 3 rate nell'arco dell'anno solare, caro Salerno. Vuol dire, se lei non lo sa, dal 1 di gennaio al 31-12, non al 4 dicembre. Al 31-12, quando io ho fatto il rientro, è stato accettato il piano di rientro, scusi, prendo il telefono perché non ho mandato la mail, è stato accettato a febbraio del 2014, quindi gli anni io li ho messi giù. Il 2011 è stato già saldato nel 2013, il 2012 in 3 rate nel 2014, il 2013 in 3 rate, di cui il primo ad aprile, quindi quella cifra che lei ha, deve togliere 300 euro. Dopodiché il 2014 lo stiamo saldando sempre secondo le 3 rate, come da piano di rientro, concordato con la sua giunta. Poi se la signora Landoni dovesse venirmi incontro, le specificherà quello che le sto dicendo. Quindi il dovere di equità sociale non me lo deve spiegare lei, e non deve tirare fuori strumentalmente i bambini. Bastava chiedere Salerno e sareste dato qualsiasi cosa. Ma veniamo a lei, caro Salerno. Allora, ovviamente caro l'eufemismo, ci mancherebbe altro. Allora, lei ha fatto la richiesta il 4 di dicembre, dove cita che chiede
ai partiti e ai movimenti politici, ovviamente ai miei uffici, che cosa, se sono indietro, se non sono indietro, cosa fanno, cosa non fanno, con un po' gli dico quando devo andare a gabinetto. Fatto sta che noi le abbiamo risposto. In data 12 gennaio noi le abbiamo risposto dicendo questo: le comunico inoltre che successivamente Lega Nord ha saldato, Forza Italia ha saldato il 2013 e si è impegnato di saldare ratealmente il 2014 e il 2015. Come? Progetto accettato dalla sua giunta, si ricordi, 2012. Peccato, Salerno, che lei si dimentica che il debito di 2590 di Forza Italia, che adesso non c'è più, non è più 2590, è il sesto su 12, questa è la tabella che anche lei ha ricevuto, giusto? Ci sono delle associazioni che hanno addirittura 8500 entrate. Mi sembra peccato che Forza Italia era 2500, complimenti, mi fa tanta strada. Poi ce n'è un altro, guarda un po' per caso l'Ampi, ma mannaggia, 2 anni indietro, però non lo cita, vero Salerno? Cita Forza Italia, ma è normalissimo da lei questo. E poi vabbè, c'è la CGL, non lo dice che c'è la sede della CGL. Vai avanti, vai avanti. È meglio che andiamo avanti, se no. Salerno, lei da quando è diventato consigliere comunale, nel quinquennio precedente, io devo fare pulci agli altri, anche gli altri possono fare pulci a lei. Lei ha fatto la bellezza di 13 accessi agli atti in 5 anni, di cui 3 sul PGT, 1 sulle associazioni e 9 dal 2012 al 2000 fino alla fine della legislatura. Lei ha chiesto tutti i verbali di consiglio comunale, di giunta e anche delle conferenze dei capigruppo. Questo mi ha lasciato pensare, perché ho detto: questo cristiano non si fida neanche del suo capogruppo. E lei è una persona così. Allora mi sono detto: questo è pericoloso. Ecco. Allora mi sono detto: ma andiamo a vedere questo signore che cosa ha fatto in questi anni. Da luglio fino all'altro ieri lei ha protocollato la bellezza richieste, perché la gente deve sapere con chi ha a che fare, 27 accesso agli atti, 27 accesso agli atti, di cui non le dico le richieste perché la gente poi si stufa, ma una su tutte, mi faccio capire, gli uffici sono pieni di lei, gli uffici non stanno lavorando per causa sua. Una su tutte è questa richiesta, fatta il 3 di febbraio, dove lei chiede che le venga consegnata in formato cartaceo, e mi meraviglio della direi, copia di tutte le delibere di giunta emanate dalla giunta Ferrucci, copia di tutte le delibere di giunta emanate dalla giunta Errante, e copia di tutte le delibere di consiglio comunale. Salerno, c'è un arco pretorio. Lei dov'era 5 anni fa? Lei per 5 anni dov'era? Dov'era lei 5 anni? Quando Forza Italia faceva le battaglie per cercare di far spendere meno al comune, lei dov'era? Quando si è speso per buon mercato la bellezza di 448.000 287,32. Non ho visto accessi agli atti da parte sua. Non ho visto le battaglie con me o con i miei colleghi. No, lei la rincalzava la manina. Dov'era col Terradeo? Salerno, dov'era lei? Quando io feci gli accessi agli atti. Si partì per una delibera di giunta di 100.000 euro. Si è finito con 780.000 euro per fare 16 posti per cani e gatti. Lei dov'era, caro Salerno, dov'era? Dormendo. Poi, grazie a Dio, l'AMSA è intervenuta e ci ha fatto passare, siamo fermi a 480, però, buttati via nel cestino della spazzatura.
Salerno è tutta una pizza. Grazie, assessore Mei. Prego, consigliere Salerno. Allora, premetto che non sono soddisfatto della risposta. Se mi date 5 minuti vi spiego anche perché. Ma certo, 10, anche 10. Allora, nel testo dell'interrogazione io ho evidenziato come da atti provenienti dalla struttura comunale sono venuto a conoscenza che Forza Italia aveva un debito nei confronti del comune di Corsico. Ecco a cosa servono gli accessi agli atti. Poi si vengono a scoprire certe cose. Guardi, di una roba micidiale, assessore. No, prego. Per avere un quadro completo della situazione e quindi capire se si è trattato di un episodio sporadico o era una prassi consolidata, ho detto ricostruiamo la situazione pregressa, no? E allora ho fatto un ulteriore accesso agli atti per chiedere copie delle concessioni e delle ricevute di pagamento degli ultimi anni. Grazie a questi documenti cosa ho appurato? Ho appurato che il 2007 è stato pagato con 4 anni di ritardo, il 2008 è stato pagato con 3 anni di ritardo, idem il 2009, 3 anni di ritardo, 2010, 2 anni di ritardo, 2011, 2 anni di ritardo. Poi a un certo punto la giunta precedente ha detto: sentite, noi dovremmo rientrare del debito qui, e quindi evidentemente le avrà detto rateizziamo. Infatti anche il 2012 è stato pagato in 3 rate con 2 anni di ritardo. E poi c'è il 2013, in cui una rata è stata pagata nel 2015, non 3 rate come era stato previsto da quello che dice lei dal piano di rateizzazione, perché il saldo è avvenuto nel 2016. Quindi non lo dica quando fa. Sì, a gennaio del 2016. No, lo dica il giorno. Glielo dico subito, se vuole glielo dico subito. Non c'è problema. È avvenuto il 5 di gennaio del 2016. Ma poi io ecco. Quindi, però, no, una cosa interessante è sapere nel 2012 quando sono state pagate queste. Nel 2012 le 3 rate fanno riferimento, sono state pagate 300 euro il 28 febbraio, 300 euro il 7 aprile, 326,67 il 29 maggio. Nell'arco di 2 mesi, 3 rate. Sai, io avevo pagato la tredicesima. Nel 2013 è stato pagato il 16 aprile la prima rata, poi ci sono state le elezioni. E nel resto del 2015, 6 anni di vostro governo, non ha saldato. Sono dovuto intervenire io a fare una richiesta d'accesso agli atti. Niente. Magicamente è stato. 6 mesi, no? Quindi, inoltre, per il 2010 e il 2012 ci sono firme, che mi sembra sia la sua firma, che impegnano Forza Italia a saldare entro il 30 giugno dell'anno in corso il CAM. Per il 2013 addirittura il 30 giugno dell'anno precedente. Lei ha firmato questi atti. In nessuno dei 3 casi l'impegno è stato rispettato, tant'è che addirittura 2012 e 2013 poi è stata chiesta la rateizzazione. Quindi, carte alla mano, qui dimostriamo che non una volta, ma ben 3 volte, il concessionario firmatario di questi capitolati tra Forza Italia e il Comune non ha rispettato un impegno preso con l'amministrazione. Quindi, cosa vuol dire? Il 2012 si è andato in 3 rate nel corso dell'anno solare, il 2013 no, solo la prima rata. Le altre 2 si è andate in un'unica soluzione nel 2016, l'anno successivo. Ora, dopo che io ho chiesto delle citazioni, ovviamente, è incredibile però cosa può fare una semplice richiesta d'accesso agli atti. Nel giro di un mese, magicamente, è stato recuperato cash, quindi è entrato in tesoreria,
il 28% dei crediti globali relativi ai canoni in concessione. Il doppio, perché il 28% è il doppio del 14%, di quanto ha recuperato il sindaco sudanese in 4 mesi, non in un mese. Pensi un po'. Ora però, appunto, vorrei rivolgermi direttamente al sindaco. La legislatura è iniziata al grido «la ricreazione è finita», con la sospensione dei servizi di refezione scolastica. Scusi, in che senso vuole dire? Se soddisfatto o meno? Quello l'ho già detto, sto motivando la soddisfazione. Sì, no, mi perdono, no, lei ha detto che adesso si rivolge al sindaco, non c'entra nulla. Io la domanda l'ho fatta anche al sindaco, però. Ha risposto l'assessore, non è che è cumulativa la cosa, ha risposto l'assessore, gli dice soddisfatto o meno, dica quello che vuole, ma deve rimanere il tema, la soddisfazione o meno? Sì, no, ne poi l'assessore al limite avrà l'interesse. Assolutamente. Non la però se no, permette la tua candidazione la do io. L'interpellanza è stata fatta. Se permette la risposta, l'assessore dopo le giunte che dà a lei per soddisfazione, presidente. No, lei deve solo dire se è soddisfatto o come vuole. Ma non si aspetta un'altra risposta da una persona. No, 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 assolutamente. Non faccio un'altra domanda. Cosa succede? Che la sospensione dei servizi di refezione scolastica, di frequenza di scuole, di comunali, è avvenuta anche per chi aveva poche decine di euro di debiti col comune di Cosa. Quando protocollai la mia richiesta di accesso agli atti, io tutto avrei pensato, tranne di venire a sapere che mentre lei faceva il giro di tutte le televisioni, mostrando il pugno di ferro con i cittadini, uno dei suoi alleati di governo valutava un debito di migliaia di euro col comune di Cosa. Mi auguro che in futuro lei non usi due pesi e due misure, mostrando intransigenza anche verso quei partiti che regolarmente presentano situazioni di inadempienza, perché finora si è dimostrato forte con i deboli e debole con i forti. Ci si è trovati nella classica situazione del bue che dà del connuto all'asino, mi permetta. Ma poi, soprattutto, con che faccia come giunta convocate le associazioni, chiedendo loro di cambiare sede, quando il loro interlocutore è proprio chi per anni si impegnava a pagare il comune ma puntualmente pagava in ritardo. Infine, sottolineo come in un comunicato stampa, lei ha evidenziato che alcuni genitori si sono resi gioco delle istituzioni, non dando un buon esempio, mentre con il suo arrivo l'epoca dei furbetti sarebbe finita. Contestualizzando rispetto a quanto l'ha comunicato, possiamo quindi dire che il suo alleato di governo si sia preso gioco delle istituzioni, abbia dato un buon esempio, che l'epoca dei furbetti sarebbe finita, oppure no? Grazie. Sono i numeri che pare. Grazie, grazie consigliere. I numeri, li ho citati. Lei è un bravo in matematica. Ho tutta la documentazione. Prego, assessore, lei risponda. Vorrei rispondere io, ma non mi è consentito. Non mi vorrei sottrarre a dargli. No, come non gli bastano quello che gli hai detto, magari. No. Se mi consentite gli rispondo, non ti faccio sporcare mai. No, guardi, vorrei, è sempre 2-0 a tavolino. La rispetto troppo. Sempre 2-0 a tavolino. Questo è un fatto personale e lo sapete tutti, quindi per cortesia. Presidente, è un fatto personale. Allora. Dai, ragazzi, consigliere, per cortesia, se la finiamo andiamo avanti, non finiamo in cacciata. Guarda, l'affermazione grave è quello quando lei ha ricevuto la risposta in data 12, ha protocollato in data 19 la sua interpellanza, quando era ben a conoscenza che il 2013 era già saldato e lei nell'oggetto del comune ha scritto ancora 2013 per Forza Italia. Quindi lei è soggetto, ok, a un'imputazione molto grave, non dica di no perché è così. Ma a parte questo, sì, guarda, domani mattina vado subito a querelare. Dopodiché lei ha fatto una bellissima, complimenti, una bellissima. Sai che ci sono a volte nell'arco dell'anno ci sono dei problemi, può capitare in qualsiasi partito, dei problemi. E quindi spesso non si riesce a saldare i debiti. Però mia madre e mio padre mi hanno insegnato che avere debiti in giro non è mai bello, non è mai bello. E allora ho chiesto la rateizzazione, perché vede, in Forza Italia, lei lo sa perfettamente che eravamo 3 consiglieri la volta scorsa, di cui questi 3 consiglieri, solo 2, io e Cetrano, lo pagavamo l'affitto. Lei capisce che abbiamo anche le nostre vite.
Quando si è arrivato in un certo momento abbiamo chiesto all'amministrazione di venirci incontro. Pensi che l'amministrazione, a dispetto di lei, ci è venuta incontro. E devo dire sempre grazie. Anche quando ero in difficoltà, chiamavo gli uffici, mi passavo all'assessore di competenza e chiedevo gentilmente se si poteva procrastinare, perché non potevo saldare il mio debito. E l'assessore di competenza mi diceva: non si preoccupi, l'importante è che salga. Allora, lei fa un paragone abbastanza strumentale quando parla dei bambini. Tenga presente, ma guardi quello che dice lei quando mi usciva la tosse. Quello che lei si ostina a non capire, ma perché è poverino, è che a volte nella vita non ci si può sempre. Guarda, domani andiamo insieme ai carabinieri, mi denuncio per questo, io le denuncio per altre cose, non si figura. Ma denunciatevi quando volete, però adesso concludiamo, rimaniamo sull'argomento. Il problema. Lo ripeto, è che uno dovrebbe guardarsi in casa. Perché si ricorda che i suoi scritti non hanno temporalità, non hanno fine, i suoi scheletri. Si ricordi che i suoi scheletri. E dato per inciso, la sede del PD di Roma ha 160.000 euro di debiti. 174. Grazie mille, andiamo avanti. Chiede l'accesso agli altri alla registrazione. Andiamo insieme. Quarta interrogazione. Andiamo avanti, l'assessore per cortesia, andiamo avanti. Interpellanza protocollo generale 1802 del 30 gennaio 2016. Concessione del servizio pubblico locale di nominazione. Consigliere Santa Lucia, prego. Grazie. Egregio Sindaco, egregio Assessore, considerato che con delibera di giunta numero 192 del 17 novembre 2015, avente come oggetto concessione del servizio pubblico locale di illuminazione, sono state approvate le linee di indirizzo per la concessione del servizio di illuminazione pubblica per un periodo di 20 anni ad un operatore terzo tramite gara. Tramite gara, obiettivo della concessione è procedere alla riqualificazione dell'impianto esistente e la sua messa a norma, oltre al conseguimento del risparmio energetico ed economico e al contenimento dell'inquinamento luminoso. Tra le linee guida definite nella delibera si cita: adeguare gli impianti di illuminazione pubblica del territorio comunale alle normative vigenti, con particolare attenzione alle norme regionali di cui alla legge regionale numero 91 del 22 settembre 2015. La legge regionale numero 91 del 22 settembre 2015, nell'articolo 6,2, lettera D, indica tra le funzioni dei comuni determinare le misure e le azioni per promuovere e incentivare l'utilizzo degli impianti di pubblica illuminazione esterna per la fornitura di servizi integrati mediante materiali e tecnologie complementari. L'articolo 2,1, lettera O, definisce i materiali e tecnologie complementari per l'erogazione di servizi integrati all'impianto di illuminazione come segue: ogni attrezzatura, hardware ed eventuale software integrata all'impianto di illuminazione esterna che ne implementi le funzionalità per finalità di videosorveglianza, comunicazione, monitoraggio del traffico, gestione della viabilità e dei parcheggi, erogazione del servizio di ricarica ai veicoli elettrici e per ogni altra utilità simile. Inoltre, nell'articolo 7,1, lettera F, chiede che all'interno del DAE, documento di analisi dell'illuminazione esterna, sia contenuta l'individuazione della tempistica e degli interventi programmati per l'implementazione degli impianti di pubblica illuminazione esterna per l'erogazione di servizi integrati mediante materiali e tecnologie complementari. Considerato inoltre che l'articolo 6,2, lettera E, prescrive ai comuni di promuovere, ove già non prescritto ai sensi della normativa vigente, forme di gestione associata del servizio di pubblica illuminazione esterna, anche per garantirne la migliore economicità,
Per quanto sopra premesso si chiede, all'interno del capitolato saranno inseriti eventuali elementi premianti per gli operatori che dovessero proporre l'implementazione di servizi integrati mediante materiali e tecnologie complementari sui punti luce del territorio comunale? È stata poi valutata la possibilità di una gestione associata del servizio con altri comuni limitrofi? Se sì, quali sono state le valutazioni che hanno portato a scartare tale ipotesi? Grazie. Grazie consigliere Santa Lucia. Prego assessore Melli. Grazie presidente, grazie consigliera, finalmente si parla di voi. Allora, vado subito a rispondere. All'interno della proposta tecnica avanzata in sede di offerta, il concessionario potrà altresì prevedere interventi di evoluzione tecnologica in ottica di ottimizzazione e massimizzazione dell'utilizzo delle infrastrutture, dell'impianto di illuminazione, per l'erogazione di servizi complementari all'amministrazione e o alla cittadinanza. Sfruttando la capillarità, quindi tutta la rete comunale esistente, e l'affidabilità dell'impianto di pubblica illuminazione, nel rispetto di determinate condizioni di carattere tecnico-economico, sarà possibile altresì valutare proposte di investimenti su piattaforme integrate, in ottica di smart cities, che in base alle specifiche esigenze dell'amministrazione potranno abilitare servizi di varia utilità, e adesso ve le dico. Controllo del traffico, uno su tutti, il controllo del meteo, il controllo dell'inquinamento, la ricarica dei veicoli elettrici, la videosorveglianza, la gestione dei parcheggi e le comunicazioni alla cittadinanza. Lei citava l'hardware e il software. In ogni caso, sia l'hardware che il software forniti alla scadenza del contratto rimarranno di proprietà dell'amministrazione concedente. Resta inteso che il concessionario deve eseguire, a seguito della loro installazione, tutte ovviamente le prove di collaudo di questi strumenti. Nella seconda lei mi chiede se è stata valutata la possibilità di una gestione associata del servizio. Allora, lei deve sempre tenere presente che noi stiamo parlando di un comune di 34.000 abitanti. Di solito, quando si fanno le gestioni associate, lo si fanno per comuni un po' più piccoli, cioè di entità più piccola come popolazione, si parla intorno dai 5 ai 15.000 massimo. Per quanto si attiene appunto alla domanda che lei mi ha formulato, essa rientra nelle competenze ovviamente del Consiglio Comunale, indicare le modalità di affidamento del servizio. Infatti la deliberazione di Giunta Comunale 192 richiama, richiamata nell'interrogazione, richiama a un vecchio Consiglio Comunale che è stato fatto nella precedente Giunta, che anche qui devo dire che per quanto riguarda l'impianto di illuminazione ha fatto un egregio lavoro, dove si approvava la proposta di avviare e porre in essere tutte le attività strumentali all'affidamento del servizio di illuminazione pubblica all'interno del territorio comunale. L'indicazione di allora, quindi del Consiglio, è pertanto riferita solo al territorio comunale, cioè allora si è deciso così. E peraltro la consistenza e l'estensione della rete pubblica del Comune può dare al servizio caratteristiche di un lotto totalmente autonomo, quello che le dicevo poc'anzi. Grazie. Grazie assessore Mei, prego consigliere Santa Lucia. Sì, quello che appunto ci premeva era più che altro appunto sottolineare una cosa. Dal disciplinare di gara, pagina 19, appunto tra i criteri di valutazione delle offerte c'era stato appunto dato un punteggio molto elevato per quello che riguarda interventi di adeguamento normativo, riqualificazione tecnologica e risparmio energetico offerti a costo zero, parti praticamente un punteggio di 35 su 100. Però quello che leggendo sempre il disciplinare, a pagina 20 si vede che invece il punto è declinato risparmio energetico, 10 punti. E quindi sostanzialmente quell'elemento premiante in cui per gli interventi di integrazione delle diverse tecnologie, quelle appunto wifi, videosorveglianza, vengono appunto meno, sono state ridimensionate. Quindi quello che diciamo a noi premeva era proprio capire
se quel concetto di sicurezza, quel concetto di connettività, che erano appunto punti del programma della vostra amministrazione, appunto potessero adesso, in questo momento, potrebbero appunto essere chiaramente realizzati. Quindi ci premeva questo. Grazie. Grazie consigliere, soddisfatto o meno? Sì. È soddisfatto, grazie. Posso aggiungere una cosa? Assolutamente, prego, assessore Mera. La consigliere è stata gentilissima, anzi sono contento, mi stavo dimenticando, sono contento di dire. Grazie. Allora, noi gli interventi di risparmio energetico e l'adeguamento normativo per il rinnovo tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica, lei l'ha citato prima, di cui l'articolo 33 sempre della nostra proposta. Allora, il concessionario, se d'offerta, deve comprendere che cosa? L'esecuzione degli interventi di adeguamento e messa a norma degli impianti, e poi l'esecuzione degli interventi di riqualificazione, ammodernamento e risparmio energetico, compresa l'esecuzione di tutte le relative opere civili di pertinenza e qualsiasi altro onere che dovesse rendersi necessario per raggiungere il risultato previsto. Quindi è vero che abbiamo ridotto rispetto all'articolo del capitolato, però è tutto all'interno del famoso articolo 20 sul risparmio energetico. Grazie, assessore Mei. Interrogazione protocollo generale 1353 del 25 gennaio 2016, chiusura del... Biblioteca. La biblioteca dell'incontro del quartiere Lavaglio. Dove si chiede la mia presidente? Scusate, grazie presidente. Do lettura della nostra interrogazione, che è diventata l'attenzione dell'assessore Paola Migliavacca, presidente del Consiglio Comunale degli Assessori delle Colline. E naturalmente assistente. Premesso che la biblioteca del quartiere Lavagna, aperta 45 anni fa, ha rappresentato storicamente una presenza importante per la vita culturale del quartiere, che essa si è qualificata nel corso del tempo per una particolare attenzione alle tematiche dei giovani e dell'infanzia, che tuttavia nel corso degli ultimi anni l'invecchiamento demografico, l'aggravamento delle condizioni di fragilità di molti settori della popolazione e l'assenza di una politica culturale dinamica nei confronti delle periferie hanno progressivamente ridotto la frequentazione della biblioteca, tanto da determinarne nel 2011 la trasformazione in semplice punto d'incontro, mantenendo solo un servizio di prestito libri gestito da dipendenti comunali. Considerato che a partire dal 21 gennaio uscente scorso il servizio è stato soppresso, il punto di incontro definitivamente chiuso e circa 6.000 libri in dotazione stoccati presso il centro Foscolo in attesa di decidere nella destinazione, che negli ultimi anni si è verificata certamente una progressiva flessione del numero dei prestiti, 1.600 comunque nel corso dello scorso anno, e della complessiva frequentazione del centro, ma anche che la chiusura del punto di incontro si inserisce all'interno di una serie di tagli che colpiscono diffusamente le attività culturali in città, mentre nelle periferie e in particolare al quartiere Lavagna si aggravano forme di imbarbarimento della vita civile, con la formazione di bande giovanili che spadroneggiano nel quartiere con atti di vandalismo e diffuse forme di microcriminalità. Chiede all'assessore competente in quale visione dell'evoluzione del sistema bibliotecario si inserisca la decisione di chiudere la biblioteca del quartiere Lavagna, quale destinazione avrà il patrimonio librario al momento non più accessibile al pubblico e come verrà reimpiegato il personale addetto, se e come l'amministrazione intenda sviluppare un'iniziativa nelle nostre periferie, specificamente nel quartiere Lavagna, per offrire opportunità di crescita sociale e culturale alla nostra gioventù e per contrastare la diffusione di forme di imbarbarimento che purtroppo si stanno diffondendo. Grazie. Grazie consigliere Masiero, prego assessore Migliavacca. Buonasera a tutti di nuovo.
successivamente da alcuni anni questa struttura che rappresentava la biblioteca Curiel è stata trasformata in punto di incontro in quanto la sua frequentazione risultava sempre più scarsa. Comunque dopo un sopralluogo si è potuto evidenziare che una struttura preposta ad accogliere un pubblico e in particolare i bambini che erano ultimamente gli utenti finali non può essere presentata al limite del fatiscente. I bambini venivano addirittura fatti entrare dal retro, eludendo quindi anche le più elementari norme di sicurezza. Non è in questo modo che secondo me si offrono i servizi alla cittadinanza. Non si può tenere in vita una struttura a tutti i costi solo per dire che c'è, in quanto in questo caso la presenza è solo teorica, ma in pratica è un luogo inagibile, inadeguato, infrequentabile e infatti era infrequentabile. L'apertura al pubblico si limitava a 3 ore e mezza per 3 pomeriggi alla settimana e anche in queste poche ore l'affluenza risultava veramente scarsa. Per quanto riguarda il personale, la mancanza della figura di un custode portava alla mancanza di sicurezza sia per il personale stesso che per gli utenti. La decisione presa, previo consulto comunque e un dibattimento col personale della biblioteca stessa, è stata una diretta conseguenza vista proprio l'inefficienza della struttura. Attualmente comunque la zona Curiel non è stata abbandonata dall'amministrazione comunale, ma nella zona si sono inserite attualmente 2 associazioni. Una si chiama Insieme Onlus, che è una cooperativa sociale che si occupa di situazioni difficili e disagiate, e l'altra si chiama Pontoc, ci siamo anche noi Onlus, che è sempre un'associazione nata al fine di togliere i ragazzi a rischio dalle strade, coinvolgendoli in attività didattiche e anche pratiche, che insegnino loro un mestiere, allontanandoli appunto così dai pericoli della malavita e della microcriminalità. Queste 2 associazioni si sono offerte di ristrutturare e di riqualificare i locali destinatigli e a loro spese. L'intento comunque dell'amministrazione comunale è quello di in un prossimo futuro di ripristinare comunque un luogo idoneo nel quartiere dove riaprire una biblioteca funzionante che risponda comunque alle nuove esigenze del quartiere. Quindi anche i libri che sono stati tolti verranno comunque riqualificati, rimessi nella biblioteca e per questo momento saranno quelli più belli, quelli che sono tenuti ancora molto bene, vengono distribuiti sia in quella della biblioteca centrale che poi eventualmente più avanti nella biblioteca che si vorrà istituire anche in quella zona. Grazie. Grazie Assessore Migliavacca. Prego, Consigliere Vasier. Io sono parzialmente insoddisfatto rispetto al primo punto cui l'ho chiesto, in previsione dell'evoluzione del sistema bibliotecario, se si la decisione di chiudere la biblioteca Quartiere La Ragna, perché sento da lei che l'intenzione è quella di rimettere in funzione un punto biblioteca all'interno del quartiere riqualificato. Sì, da un'altra parte, cioè vediamo. Possiamo sapere dove? No, per il momento non abbiamo ancora. Comunque intendete farlo all'interno del quartiere, sì. Sempre. Che credo sia assolutamente necessario, perché comunque 1600, in queste condizioni fatiscenti 1600 prestiti ci sono stati, quindi se qualcuno riesce a sfidare le bande di personaggi che si accalcano davanti alla farmacia, entrare per andarsi a prendere un libro 1600 volte, evidentemente c'è una domanda che è una domanda comunque importante e che va rispettata, onorata e sostenuta, e quindi in questo senso questo primo impegno da parte dell'assessore mi sembra importante, ne prendiamo nota. Sulla destinazione del patrimonio librario evidentemente quindi verrà rivisto e riutilizzato nel suo contesto. Non ho capito esattamente come verrà impiegato il personale addetto. Personale vedremo in base alle esigenze che ci saranno di ridistribuirlo da una parte o dall'altra. Ecco, in questo senso ho una perplessità rispetto alla sua risposta, perché lei ha detto perché manca la mancanza di un custode. Qui non serve un custode, qui serve un animatore culturale. Qui dentro servono dei missionari all'interno delle nostre periferie. Allora, il custode serviva anche perché il personale proprio aveva paura a stare da solo. Ma questo lo capisco, sì. Capisco, ma allora si tratta di una la sicurezza, sì. Ho capito.
Ho capito. Credo che però da questo punto di vista il punto fondamentale a cui lei, che lei invece non ha coperto, è quello relativo all'iniziativa culturale nei confronti delle periferie. Devo dire che da questo punto di vista finora mi è parso che l'iniziativa della Giunta sia stata ampiamente carente. E credo che invece sia un problema assolutamente vitale, perché quello che sta accadendo come conseguenza della crisi, come conseguenza della concentrazione di fasce fragili all'interno del punto di vista sociale all'interno della nostra città, è che le nostre periferie stanno in una situazione di degrado crescente e preoccupante dal punto di vista sociale e dal punto di vista evidentemente non soltanto sociale, ma dal punto di vista della vera e propria sicurezza. E quindi in questo senso io credo che da questo punto di vista lei non mi ha dato risposte, credo che avrebbe avuto grande difficoltà a darmene, perché evidentemente questo implicherebbe una elaborazione di impegno su una politica culturale diffusa che non vedo francamente al momento presente all'interno della politica della Giunta. Grazie. Grazie consigliere Masiero, vuole replicare l'assessore? No, perfetto. Concludiamo, per un tempo riusciamo a fare anche l'ultima, così definiamo tutte. Interpretata al protocollo generale 1804 del 30 gennaio 2016, piano di recupero Rubarello. Consigliere Santa Lucia, prego. Grazie. Grazie Presidente. Considerato che nella delibera di giunta comunale numero 198 del 24 novembre 2015 avete come oggetto adozione del piano di recupero Rovarello via Collinetto di Orienteggio 1 e 3, proprietà private comunali, ai sensi del piano delle regole del piano di governo del territorio, è presente come allegato la convenzione per l'attuazione del piano di recupero Rovarello lotto B. L'articolo 6 della convenzione prevede la cessione al comune di un'area esterna in adiacenza al fronte nord della cascina Rovarello per una superficie complessiva di 332,27 metri quadri. L'articolo 7 prevede che i proprietari privati della cascina Rovarello realizzino nell'area oggetto della cessione le seguenti opere provvisorie: piazzola di manovra ed accesso per 7 posti alto, parziale demolizione e nuova tratta di recinzione a protezione dell'area, porta di cancello pedonale ciclabile e di cancello carrario, illuminazione dell'area e dell'accesso da via Molinetto di Lorenteggio con punti luce posti su fabbricati della cascina Rovarello. Considerato inoltre che, nel comunicato della Ciclo Officina Valenga del 28 novembre 2015, pubblicato sulla pagina Facebook dell'Associazione, la stessa comunicava la chiusura della sede sita nella sezione di proprietà del Comune della Cascina Rovarello in previsione di opere di demolizione nell'ambito del progetto di riqualificazione. Il piano di recupero della delibera di giunta numero 198 del 24 novembre 2015 riguarda soltanto il lotto B della cascina, di proprietà di privati, mentre nulla è previsto per il lotto A, di proprietà del comune e precedente sede dell'associazione. Per quanto sopra premesso si chiede: quali sono i progetti futuri dell'amministrazione sull'area oggetto di cessione da parte dei privati citati in premessa, che hanno portato a chiedere la realizzazione delle opere descritte in precedenza? Quali sono le opere di recupero previste nel lotto A della cascina Rovarello e la sua futura destinazione, che hanno portato alla chiusura della sede della Ciclofficina Valenga? Grazie. Grazie consigliere Santa Lucia. Assessore May, prego. Arrivo, buonasera. Allora, l'area in oggetto del procedimento. Alcuni cittadini sono proprietari di varie unità immobiliari che sono all'interno della cascina Rovarello. Essa ha circa una superficie di 1829 metri quadri. L'area è classificata dal vigente piano delle regole e dal piano del governo del territorio come ambito del tessuto urbano consolidato, prevalentemente residenziale ad alta densità. Cioè, quello che ci è stato chiesto è previsto nel PGT vigente e dopo una serie di accordi fra i privati, sono, se non mi ricordo male, 8-10 famiglie,
hanno chiesto che finalmente si potesse avere via libera per ricostruire la città. Ovviamente quindi fare il famoso PAC, cioè il piano, scusi, il piano di recupero. Questo piano di recupero è finalizzato in due parti. Allora, io le ho fatto due fotocopie. Se lei prende la cartina, il PAC Rovarello, piano attuativo comunale Rovarello, lei vedrà che la Rovarello comprende un grosso rettangolo, poi l'area, un rettangolino più piccolo verso il naviglio, quella di proprietà comunale, e l'altra che ha quattro lati. Allora, quell'area, la nostra area, non verrà costruito nulla, ci teniamo le volumetrie per un prossimo futuro, mentre invece l'altra area, dove lei ha citato i parcheggi, verrà ceduta al comune. Io ne approfitto, se posso, Presidente, perché c'è un'interpellanza della collega, della consigliera, della consigliera Marchetti. Santa Lucia, della consigliera Marchetti, dove ci chiede... Che non è stata accorta. Sì, no, ma le rispondo lo stesso, okay. Perché è uguale. Io non le accorgo, lei ha risposto. No, perché... Ma se lei, no, perché spiego, vedo che qui ognuno ha detto di agire come meglio crede, però se io respingo una cosa non è che lei può rispondere, la prossima volta risponderà. Comunque, l'area che ci è stata data proprio perché per legge, se adesso verrà adibita provvisoriamente a parcheggio, poi ci servirà, perché nel PGT è previsto, se lei prende l'altra cartina che gli ho dato, è previsto una strada, qualora la decadite, perdite, bla bla bla, è prevista una strada che dovrebbe confluire lungo la decadite, perdite e sfociare nella via Molinetto di Lorenteggio tramite quell'area che ci è stata ceduta. Quindi parzialmente ha risposto lo stesso dall'altra consigliera. Quindi questo è per quanto riguarda. Non si permette di fare questo. Per quanto riguarda invece la ciclofficina Valenga, io apro una parentesi veloce. La ciclofficina Valenga, ho conosciuto questi ragazzi che sono persone fantastiche. Mi è dispiaciuto non poter dare loro una nuova destinazione, in quanto per le loro caratteristiche necessitava proprio una locazione specifica che io purtroppo, domani tutto, non ha in quel luogo. Noi abbiamo dovuto agire di conseguenza perché la proprietà aveva trovato l'accordo e hanno chiesto di poter fare gli interventi necessari per la riqualificazione della cascina Rovarello. Penso di aver risposto a tutto, nell'eventualità sono ancora qui, non scappo. Grazie Assessore Rei, prego il consiglio della Santa Lucia. Sì, allora, parzialmente soddisfatta per la prima illustrazione, che ringrazio anche per appunto avermi portato documentazione. Per la seconda, per quello che riguarda la ciclofficina, l'unica cosa appunto lei dice che cioè, è stata quasi una questione inevitabile non trovare loro un'altra sistemazione, però ecco, come mai magari non viene mai coinvolta comunque la cittadinanza anche su questi aspetti, nel senso che perché la ciclofficina comunque rappresenta anche quella strada, comunque è un simbolo, insomma, è piuttosto conosciuta, come mai non viene mai, si poteva comunque in qualche modo coinvolgere la cittadinanza o anche comunque i consiglieri, in qualche modo il gruppo per poter appunto trovare una soluzione, ecco,
più partecipazione, più che altro quello che il movimento generalmente chiede, un maggiore coinvolgimento della cittadinanza con delle scelte, perché abbiamo anche già visto precedentemente casi come l'eroteca o comunque appunto al di là delle questioni tecniche, più coinvolgimento da parte della cittadinanza. Questo sarebbe, abbiamo gli strumenti, il web, abbiamo eventualmente la possibilità di istituire anche piccoli referendum per la popolazione, insomma, incentivare la popolazione a partecipare. Grazie. Grazie consigliere Santa Lucia, assessore replicare, prego assessore lei. Consigliera, io se ho mancato nel chiedere alla cittadinanza tutta di darmi una mano a trovare una sede per la città vicino ad Arena, me ne dispiace e chiedo scusa. Il problema è che per la loro attività necessitava proprio un luogo di passaggio per giunta ciclopedonale. Quindi io non so se un privato aveva o poteva mettere a disposizione qualche struttura da poter dare loro, però io come demanio non ne avevo nessuna e guardi che ne abbiamo provate davvero parecchie, purtroppo non ce l'ho fatta e questo mi dispiace, mi rammarica parecchio. Grazie. Grazie assessore May, una piccola comunicazione prima, una preghiera per una comunicazione, prima di concludere la questione la fase della sessione del question time, invito tutti i consiglieri comunali e tutti gli assessori, chiediamo anche il sindaco a evitare di portare all'interno dei consigli comunali fatti personali, o ripicchi personali. Siamo stati votati dai cittadini di Corsico e siamo qui per lavorare per la città di Corsico. Quindi vi chiedo soltanto questa preghiera di discutete degli affari vostri fuori dalla sala consigliare. Grazie, chiudiamo la questione.